e quale compri? Questo. Sei pronto? Pronto, Aldo. Vedo una minchia, vabbè. E allora ti aspetti che queste due specialissime naked abbiano un carattere simile, ma non è così. La vera racer è la Triumph, con motore ciclistica scattanti, freni da gran premio. Il tre cilindri spinge forte fin dai bassi, facendo decollare il manubrio ogni volta che in uscita di curva spalanchi il gas. Coreografia divertentissima, accompagnata inoltre da un suono strepitoso. La Street Triple R entra in piega come un fulmine, nella S scarta come una tigre. E il bello è che riesce ad essere agilissima, ma precisa e sicura allo stesso tempo. Fortissima anche in frenata, è solo stancante sullo sconnesso, perché le sospensioni sono rigide, un piccolo tributo da pagare per un divertimento estremo. Dalla Z750, un modello nato per il turismo e la città. Ha nuove sospensioni e nuovi freni, ma l'anima non cambia. La Z750R è morbida di sospensioni e di motore, e questo la rende molto confortevole. Ha una bellissima guida se si va a spasso, ma se vuoi tirare si sentono il peso e in più fai fatica a tenere il passo della street, perché le sospensioni soffici la rendono meno efficace sul mostro.
Sembra penalizzata anche nelle prestazioni, ma non è così. Il motore risponde molto più dolcemente e sembra pigro, ma se lo fai frullare ai regimi più elevati, il doppio scarico della street non ti scappa. Bastardo.